Allora, Simone Anzani, due punti importanti qui a Molfetta, nel bunker di Molfetta, una partita intensa, poi la spuntata a Verona. Cosa avete avuto in più secondo te rispetto a Molfetta? Ma intanto bisogna fare complimenti a questa squadra, a Molfetta, che sta dimostrando sia nella trasferta di Modena che oggi in casa di essere una squadra tosta e può dar fastidio alle squadre come Modena, Trento, Macerata, come oggi ci ha messo in difficoltà noi. Quindi partiamo da questo. Dopo si è vinto 15-13, anzi 16-14, quindi è questione di dettagli. Io penso che sia stata una partita equilibrata, dove magari noi abbiamo un po' peccato nella fine del quarto set, dove eravamo in rimonta e abbiamo fatto qualche errore in attacco, e loro dopo sono andati e hanno due battitori, hanno un battitore fortissimo che è l'opposto, che oggi è veramente stato bravo. Però noi siamo in crescita e questo vuol dire tanto. Calzedonia e Verona, indubbiamente squadra costruita per far bene. Avete anche l'Europa come obiettivo, si inizia mercoledì. Sì, siamo una squadra che siamo stati costruiti per far bene. Adesso siamo ancora un po' in work in progress, perché comunque abbiamo metà sestetto titolare che è nuovo, a partire dal palleggiatore, e dobbiamo ancora trovare quei meccanismi che ci servono per essere ancora più fluidi rispetto a oggi. Poi mercoledì, come detto, inizia l'Europa. Per me è la prima volta, penso anche per altri nella mia squadra, e sarà un'altra emozione in più e cercheremo di fare bene. Che campionato cerca Simone Anzani? Simone Anzani cerca sempre di fare il massimo. Dopo ci può riuscire, ma come no, ma io darò sempre il 100%. Logicamente adesso è un periodo un po' di transizione tra la fase estiva e l'inizio della stagione, diciamo, invernale. Quindi sto lavorando tanto fisicamente per arrivare a, diciamo, nella metà del campionato in condizione, e comunque devo lavorare tanto e continuerò a farlo. Grazie.